Statisticall 2024, il Festival della Statistica, quest'anno vuole parlare dell'irrilevanza delle differenze e lo fa anche tramite un fumetto. Sì, sabato mattina durante il festival ci sarà uno spazio per noi, uno spazio per Banca Prealpi San Biagio che sostiene l'evento da diversi anni in qualità di istituto territoriale che sostiene questo tipo di iniziative associative e di qualsiasi genere che possa essere utile per la comunità, ma soprattutto presentiamo un fumetto che quest'anno, a differenza di altri anni che parlavamo di gestione del risparmio dei bambini, che è lo scopo del nostro fumetto, quest'anno l'abbiamo declinato alla parità di genere. Essendo un istituto bancario che ha ottenuto questo tipo di requisito, oggi era giusto fare questo fumetto e capire che gli stereotipi quotidiani nel mondo femminile e maschile oggi non devono essere assolutamente superati. E quindi questo titolo ci permette oggi di fare in modo che uno stereotipo di lavoro che può essere prima considerato un lavoro maschile, oggi non è considerato più un lavoro maschile, è un lavoro che può andare bene a tutti perché sempre di più stiamo lottando per fare in modo, come nel nostro istituto, di avere il 50% della presenza femminile e questo ci porta ad avere anche una competitività nelle aziende, perché abbiamo scoperto che pensare in modo diverso, ma con le stesse capacità, ci può portare molto più avanti. Ecco che il nostro istituto ha voluto sostenere, quindi ha creato questo fumetto per questo festival e sabato mattina lo Ecco, presenteremo. un fumetto è sicuramente uno strumento ideale per parlare, per educare, per ispirare il pensiero di bambini e ragazzini. Sono loro che dovranno essere i protagonisti della rivoluzione culturale del mondo del lavoro del domani, del prossimo domani. Esattamente, infatti abbiamo puntato, come diceva prima il professor Brentani, dai 6 ai 99 anni, noi abbiamo cominciato dai 6 anni, quindi aspettiamo un po' queste famiglie che operano col nostro istituto a venire a trovare il fumetto presso i nostri sportelli, ma soprattutto questa presentazione che portirà veramente in modo simpatico e soprattutto adeguato all'età che hanno di capire e continuare a crescere in un mondo in cui le differenze non ci sono. Grazie.